Ciao a tutti! Oggi prepareremo il roccocò. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, mandorle, pisto o spezie miste, ammoniaca, acqua, scorza d'arancia, scorza di limone e un uovo per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle. E le facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero, la scorza d'arancia e la scorza di limone. E le facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina l'ammoniaca le spezie o pisto e l'acqua. E facciamo impastare per 2 minuti in modalità spiga. Aggiungere le mandorle e facciamo amalgamare per 2 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo sul piano di lavoro. Abbiamo formato un panetto, l'impasto risulterà un po' appiccicoso, quindi ci siamo aiutati con la farina. Adesso andremo a formare il roccocò. Prendere un pezzetto di impasto chiudiamoli a ciambella e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Spennelliamo con l'uovo sbattuto, cuocere in forno preriscaldato a 160 gradi per 15-20 minuti. I roccocò sono pronti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Roccocò! Grazie e alla prossima ricetta!